Ciao Gina, come sta oggi? Anche se sento... E niente, di là, non mangia, non dorme, dice solo pioli out, maldini out. Lo so, è stata una settimana molto dura per noi milanisti. Poi lui la vive proprio male, ci sta andando, ok? Ehi, allora, basta. Come stai? Come sto? Come uno che non ha più speranza. Ma chi è sta storia che manco mangi? E che vuoi? Anche io ho la pancia piena, come i nostri calciatori dopo un solo scudetto. Ma tu non ti puoi ridurre così dopo ogni passo falso del Milan, e non ti voglio ripetere sempre le stesse cose, ma considera che ancora mancano 20 partite. Certo, se il Napoli non frena un attimo sarà difficile, ma sulla carta il Milan è ancora in corsa. L'unica carta che è il Milan è quella igienica. Per quanto facciamo cagare. Anche io sono deluso come te e non pensavo potessimo avere questo tracollo. A parte che storicamente gennaio è sempre stato un mese storto per noi. Vediamo intanto mercoledì in Supercoppa cosa succede. In Supercoppa faremo una super figura di M. Ecco cosa succederà. Spero solo che l'Inter dopo il sesto gol si fermi e abbia pietà di noi. Ovviamente tu già prevedi una goleata dell'Inter, manca a dirlo. Con Tatarusano in porta, sebbene che ogni tiro dello specchio è gol, è una certezza. Ok, ma magari con un po' più di grinta, un po' di fortuna, potremmo riuscire ad alzare il trofeo. Ci pensi mai? Impossibile. Stai parlando di una squadra che si è fatta recuperare 2 gol in 5 minuti dalla Roma, che si è fatta battere dal Torino che era in inferiorità numerica in Coppa Italia e che non è manco scesa in campo nel primo tempo con Lecce. Mercoledì sfumerà il quarto obiettivo stagionale. Il quarto, scusa, campionato, Coppa Italia, Supercoppa. Ah, tu la Champions la dai già per sfumata. Ovvio, anzi inventiamoci una scusa per non fare le partite con il Tottenham. Diciamogli che abbiamo avuto un imprevisto. Sì, gli diciamo che non partiva l'aereo e non c'era nessuno con i cavi per farlo ripartire. Ti prego, ascoltami, è un momento molto difficile ed i responsabili sono un po' tutti. Allenatore, società, calciatori. Preparatori? Ok, preparatori, ma il punto? Staff medico? Anche loro, ok, ma il punto? Magazzinieri? Tutti, ok? Sono tutti responsabili. Forse anche noi tifosi certe volte. Ma il punto è che se molliamo adesso può solo andare tutto a scatafascio. Ma cos'è? Ora non si può più nemmeno criticare? Dobbiamo dire che va tutto bene? Certo che si può e si deve anche criticare, ma la critica deve essere costruttiva. A cosa serve ripetere dopo ogni pareggio sconfitta che facciamo schifo? Hai ragione. Siamo una vergogna, va meglio? Sì, è meglio. Una critica è costruttiva quando proponi un tuo punto di vista, una soluzione, tipo mi piacerebbe provare un centrocampo a tre, compriamo un vice Maignan, un esterno destro. Non è che possiamo buttare tutto e tutti. Stiamo sempre parlando del Milan campione d'Italia in carica, eh? Ehi, campione d'Italia, dai, diciamoci la verità. Lo scudetto dell'anno scorso lo dobbiamo interamente ad un solo calciatore. Leao. Ma che Leao? Radu! Lui è il vero artefice del nostro scudetto. Ed ora ne ho la piena consapevolezza. Vabbè, un pizzico di fortuna ci vuole sempre quando si vince. Ma quello che ti voglio dire è, ce la fai almeno ad aspettare mercoledì? Che se poi ti conosco bene, se mai dovessimo vincere la Supercoppa, ti ritroverò nudo in Piazza Duomo con la bandiera del Milan a gridare che siamo più forti del Milan di Sacchi. Mercoledì. Ok. Non ti sto dicendo. Ok. Aspetterò mercoledì. Oh! Per vedere l'ennesima umiliazione del Milan. Pioli out. Maldini out. Ti lascio alle tue preghiere. Che telare out. Peppe, allora? Niente, Gina. Bisogna sperare in un miracolo mercoledì con l'Inter per farlo riprendere un po'. Ma io nel frattempo cosa posso fare? O ricoverarlo, o divorziare. Vedi tu. Ciao. Ciao.